Buongiorno, anche oggi con la nostra rubrica Smart Italia vi raccontiamo il format che non si ferma, il paese che non si ferma nonostante i blocchi previsti da questa epidemia che stiamo vivendo. Oggi siamo in compagnia di Santino Luciani, un nostro collega e capo progetto di tre progetti, uno con la regione Molise, due con la regione Lombardia, tutti a distanza. Santino, buongiorno, come stai portando avanti le tue attività con gli stakeholder nonostante questo blocco, nonostante tu non possa fare missioni, non possa organizzare eventi? Buongiorno. Buongiorno Claudia, sì, la situazione chiaramente non è affatto facile, perché eravamo abituati a lavorare fianco a fianco ai committenti, quindi dall'oggi al domani trovarsi completamente su noi né per loro. Tuttavia devo dire che abbiamo trovato degli interlocutori molto volenterosi e anche capaci di adattarsi a questa emergenza. In particolar modo Regione Lombardia chiaramente sono anche attrezzati, loro erano già attrezzati prima per lo smart work, ma adesso chiaramente non erano pronti a sopperire al carico di sostituire l'intero presidio di Palazzo Lombardia totalmente in smart work. Però abbiamo fatto già diversi incontri operativi con i loro sistemi di comunicazione a distanza e devo dire che siamo riusciti a superare i primi scogli. Chiaramente sono progetti in avvio e quindi è possibile che diciamo, scopriremo cammin facendo le difficoltà affrontandole una per volta. Bene, quali sono queste le difficoltà maggiori? Le difficoltà maggiori sono sia interne sia esterne, nel senso sia interne come format, sostanzialmente abbiamo tutta una serie di procedure che chiaramente debbono essere adattate e digitalizzate e ancora devo dire una buona parte i colleghi stanno lavorando per cercare di rendere totalmente a distanza la prestazione lavorativa, mi riferisco ad esempio a tutta la procedura di approvazione progetti, approvazione allegati, piuttosto che le selezioni, quindi gli avvisi di selezione, le commissioni, sono diverse cose che si stanno realizzando. Dall'altra parte devo dire che sul campo invece, andando su parte committente, noi avevamo delle attività di affiancamento on-site. E quindi sostanzialmente dovevamo sostanzialmente andare presso i committenti, presso i centri per l'impiego, ad esempio, a realizzare una serie di attività di affiancamento e anche di formazione. Queste attività debbono essere totalmente riprogettate e riviste chiaramente d'intesa con i committenti. Possiamo dire di aver appreso una lezione da questo momento di difficoltà? Sì, sicuramente una lezione appresa è, diciamo, come diciamo, lo spirito italiano che insomma, avendo lavorato in altri paesi anche come sai, in altri contesti europei e anche non europei, la forza dell'Italia è che riusciamo ad adattarci con soluzioni creative anche a soluzioni, diciamo, mai provate prima rispetto a problematiche mai provate prima. Quindi questo è per noi, per me in particolar modo, un'ulteriore riprova che sotto pressione, diciamo, l'italiano ha questa capacità di reazione e di trovare soluzioni intelligenti, volta per volta. Quindi è ridondante la domanda per sapere se ce la faremo, Santino. Ce la faremo senz'altro, chiaramente non contando soltanto sulla forza individuale della persona o del responsabile oppure del dirigente regionale, ma in questi casi è la rete delle relazioni, la rete dei colleghi, la rete degli stakeholder territoriali, regionali, provinciali, comunali, che sostanzialmente in questi momenti dà il meglio di sé. Questo è, diciamo, quello che sto vedendo in questi giorni. Grazie, buon lavoro Santino, Grazie Claudia, arrivederci. anche a te. Buona